Ciao, questo è Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Daniele, nella versione più raffreddata possibile, e sto andando in ufficio e parlo di un brewing, birra artigianale, birra fatta in casa per circa 5 minuti al giorno, poi dipende. E da questo fantastico podcast che ormai ha una tradizione democratica millenaria e continuiamo ad avanti così. Di che cosa volevo parlare oggi? Oggi volevo provare a fare una discussione un po', una riflessione un po' più a cuore aperto, visto che ultimamente lo sto leggendo un po' troppo spesso su internet, su un lievito, il lievito per eccellenza, tra virgolette, lievito secco per la birrificazione casalinga, che non è più quello di una volta, va, pure nell'homebrewing ci sono i Amarcord, non è più quello di una volta. Per esempio, facciamo un passo indietro, US05, questo fantastico lievito, un po' considerato il miglior alleato dell'homebrewer, perché anche in condizioni, tra virgolette, instabili, quindi chi non ha una camera di fermentazione a temperatura controllata o comunque sistemi di rifrigeramento, riscaldamento del fermentatore, comunque riesce a portare a casa un buon risultato facendo fermentare appunto delle birre tipicamente di stampo inglese o stampo americano, cioè quindi un American Pale Ale, significa quando si parla di lieviti secchi nel 99% dei casi US05, tra l'altro un lievito che è stato isolato direttamente dalla Sierra Nevada, che comunque delle pale ale ne ha fatto un impero, quindi sotto certi punti di vista ci possiamo fidare. Lievito della Fermentis, venduto in bustine da 11,5 grammi, vabbè, su tutti quanti i vari store online, seguiteci eccetera eccetera. E praticamente io pure lo utilizzo spesso, perché comunque, ripeto, c'è un lievito abbastanza affidabile da questo punto di vista. E però ultimamente sto leggendo di considerazioni da parte di un sacco di homebrewer, comunque homebrewer non sciocchini come posso esserlo io, ma un po' più titolati di me nel fare discussioni del genere, soprattutto osservazioni sui lieviti, che l'US05 non è più quello di una volta, che ultimamente chi l'ha provato comunque è rimasto un po' deluso da questo lievito, come se fosse innanzitutto un lievito completamente diverso rispetto a quello che utilizzava già, che ne so, 3-4 anni prima, ma che poi avesse proprio cambiato, proprio profilo avesse cambiato, cioè da non essere più il solito neutro a cui eravamo abituati, ma ad aver acquisito comunque delle caratteristiche, dei flavor molto definiti. Per esempio, anche facendolo fermentare sotto i 20 gradi, comunque viene fuori una frutta matura, pasta gialla, fastidiosa, che ovviamente non ti aspetteresti da un lievito neutro. E questa riflessione poi me l'ha fatta venire pure il fatto che io un po' di tempo fa avevo provato a fare una birra, un American Pale Ale con del lupolo fresco, che però vabbè, lì ci sono stati altri problemi prettamente legati al mash e ai lupoli, che comunque non erano tutto sto granché, ma effettivamente nel naso io sentivo sempre questo odore un po' fruttato, un po' come dire, un po' una puzzetta, quella che Frank Antonelli su un articolo su Brewing Bad definiva come il tipico saporetto da birra fatta in casa, che effettivamente mi aveva un po' tra virgolette amareggiato, infatti alla fine era diventata una bitter quella birra. Car Brewing fa ridere. Ok, passiamo oltre. E quindi niente, ritornando al tema principale, a un certo punto comincio ad avere il sospetto anch'io che l'US05 abbia un po' modificato il suo profilo. Molto probabilmente lo riutilizzerò nella prossima cotta, di cui per il momento non vi faccio spoiler, però sicuramente ne sentirete parlare su questi altri canali. E niente, fatemi sapere se anche voi avete notato questa cosa, perché casomai da che cosa può essere derivato, perché in teoria il lievito dovrebbe essere quello, anche perché è catalogato, è brevettato, venduto in batteria, praticamente il 90% dei birrifici in Italia lo utilizza, quindi insomma, perché US05, perché stai cambiando, no, non ci abbandonare, nell'homebrewing avevamo poche certezze, una di queste era l'US05, e adesso sta accadendo pure quella, che cosa sta succedendo, mio Dio. Vabbè, finita la parte drammatica, fatemi sapere se anche voi avete notato questa virata, se è riconducibile a qualche fattore o semplicemente sono io che sto perdendo lo smalto di quando ero bravo a fare l'homebrewer. Fatemi sapere che cosa ne pensate a carbrewing@gmail.com, su tutti quanti i nostri social, tornate ad ascoltarci e grazie, ciao ciao, buona giornata.